Ciao spregiosi, io sono M e questa è una nuova puntata di MTE. Oggi ho deciso di parlare ancora una volta di un film appena uscito al cinema, o meglio, già uscito da qualche settimana, ma ve ne parlo solo adesso, ed è L'Uomo d'Acciaio, Man of Steel. Si tratta del quinto film della saga di Superman e dell'ennesimo reboot di quest'ultimo periodo cinematografico sfornato dalle fucine di Hollywood. Come? Kevin Spacey in un film di Superman, quando? Ah, ci sarebbe un altro film di Superman che non ho detto, un sesto film. Aspetta, però Kevin Spacey effettivamente me lo ricordo che fa un Lex Luthor, quindi è anche un gran Lex Luthor, però praticamente mi ricordo solo lui sullo schermo che interpreta Lex Luthor e poi tutto il resto è nero, quindi... Vabbè. Comunque, non volevo parlare di questo, ma dell'ultimo film di Superman appena uscito, quindi... Prime impressioni. Le prime impressioni di questo film è che alla fin fine è un bel film. Ma parliamo adesso nello specifico di questo reboot. Ci sono cose positive e altre meno positive. Una intermedia, la parte su Krypton di sicuro è interessante, ma anche alquanto surreale dal mio punto di vista. Soprattutto pensiero corre direttamente all'astronave che lascia il pianeta poco prima della distruzione, con sopra dei carcerati che dovevano vivere l'esilio in eterno, congelati, mentre tutti gli altri abitanti del pianeta rimangono lì a morire e in realtà si salvano proprio quelli che dovevano. La nota negativa invece è la parte finale della battaglia. Non si capisce assolutamente niente, edifici che vengono distrutti, devastazione e così, ma in realtà non si capisce gli eventi come stiano procedendo. Però devo anche far notare che io l'ho visto in 2D, quindi se io in 2D non capivo cosa stava succedendo, mi immagino quelli in 3D con degli attacchi epilettici. La scena mitica di questo film è di sicuro la parte interpretata da Kevin Costner, il padre di Superman, che a un certo punto, mentre sta per morire, guarda suo figlio dall'altra parte, allunga la mano così e gli fa no, capo, tutto a posto, non stare a intervenire, non c'è problema. E poi muore. Così. Una morte idiota, incredibile, veramente, cioè non so chi abbia concepito una morte del genere, cioè veramente è uno strazio quella scena lì e non ci sta a dire veramente niente. Se io fossi stato Kevin Costner avrei chiesto che fosse rigirato in un altro modo, perché veramente è orrida. All'interno della trama poi ci sono dei personaggi assolutamente inutili, uno di questi è di sicuro Lois, che l'unica cosa che fa in tutto il film alla fine è infilare una specie di chiavetta USB in un'astronave aliena e per far comparire un ologramma monoespressivo, che non serve assolutamente a niente. Ma la parte di assoluta inutilità per un attore in questo film va a Lawrence Fishburne, che viene inquadrato e ripreso nel film per minuti interi senza che faccia nulla di realmente utile per la trama. Cioè un personaggio buttato lì solo perché c'era nel fumetto e lo dovevano far apparire. Un punto forte di questo film sono gli effetti speciali. Sono veramente belli, anche se, come ho detto prima, un po' confusi in una parte, ma sono veramente fatti bene. Quello che un po' fa sorridere sono le astronavi aliene, che da un certo punto di vista ricordano Battleship. Fanno un po' sorridere da questo punto di vista, sì. L'ultima considerazione non la faccio solo su questo film, ma su Hollywood. Se si concentrasse di più sulla trama, probabilmente si otterrebbero risultati migliori e sarebbe inutile avere questo livello così elevato di effetti speciali. Il vero problema forse è che costa di meno mettere tanti effetti speciali piuttosto che stare lì a ragionare su una trama sensata. Con questo è tutto, ci rivediamo alla prossima puntata. Un saluto dal vostro M, ciao spregiosi, e mi raccomando, lasciate i commenti e i mi piace in fondo a questo video.